Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium, ormai già ci conosciamo da parecchi anni per chi mi segue. Allora, vado al sodo, ho cambiato tecnologia per la stampa. Prima utilizzavo la stampa a filamento, ho dimenticato FMC, non mi ricordo più come si dice, FMA se mi ricordo male, e sono passato dalla stampa a resina. Tutti già conoscono questo prodotto, mi limiterò soltanto a spiegarvi quali sono alcune cose che ho notato che non si sanno in giro, o perché vivendo in un ambiente particolare, nessuno si è reso conto di alcune problematiche. Allora, la prima cosa, per utilizzare una stampante a resina bisogna avere un ambiente riscaldato a meno 20 gradi, perché se comprate la bottiglietta noterete tra le indicazioni, ecco qua. Quindi attenzione, da utilizzare almeno con 20 gradi di temperatura. Questo perché la resina ha una densità che varia in base alla temperatura ambientale. Quindi più è bassa la temperatura, più aumenta la densità e si crea sui pezzi l'effetto ventosa. Quindi i pezzi dal piatto si staccano e vanno a finire nella vasca. Quindi bisogna avere almeno 20 gradi di temperatura ambientale. Adesso che stiamo in aprile, siamo in primavera, la temperatura qui in casa, in questo studio, si è aumentata e quindi posso finalmente cominciare a fare le stampe. Già ho fatto le stampe e sono soddisfatto. Ovviamente non vi vado a parlare di questo prodotto, ho preso Anycubit giusto perché mi trovava, stava in offerta, l'ho pagato pochissimo. Quello che vi ricordo è che, visto che io vivo in un ambiente chiuso, non prendete prodotti che sono tossici. In questo caso io sto utilizzando una resina lavabile ad acqua in cui il livello di tossicità è abbastanza basso. Viceversa, per le resine tradizionali la tossicità è molto alta. Infatti, tra le indicazioni e le etichette troverete scritto componenti con reazione tumorale. Poi vi faccio vedere l'etichetta, anzi potete anche vedere adesso le etichette del prodotto che ho trovato su internet. Tutti quelli non lavabili hanno tutta questa etichetta, quelli invece lavabili hanno soltanto una segnaletica che dice che il prodotto è corrosivo, che può danneggiare l'ambiente, e poi c'è questo qui, io mi ricordo, indico comunque un livello di tossicità. Se trovo l'etichetta ve la indico, perché ho fatto anche un corso che mi spiegavano, adesso ho dimenticato già il significato. Va bene, adesso vi faccio vedere praticamente come vado a fare la stampa. Già sapete come funziona per chi è già pratico, però comunque ve lo faccio vedere. Io opero in questo modo, ho poco spazio anche la location, scusatemi, purtroppo non ho uno studio molto grande. Allora, accensione. Vi ricordo che questo tipo di stampa ha molti vantaggi, ovviamente già voi elencato degli svantaggi. Il vantaggio principale è che ha un unico asse, quindi ha bisogno di pochissima manutenzione, una risoluzione altissima, quindi per chi fa gli action figure vengono benissimo. E poi no, nient'altro. Per quanto riguarda i vantaggi, sono questi i due. Svantaggio: posso stampare solo con materiale resina, non posso stampare pezzi molto grandi, anche se questa stampante è tra le più grandi che girano su internet, perché sotto a questa qui ci sono tutti i modelli più piccoli. Questa è la più grande, adesso ho dimenticato le misure del piatto, quali sono. E poi c'è quel discorso lì della tossicità che vi ho parlato come svantaggio. Ah, e poi c'è la pulizia dei pezzi da fare. Poi vi dirò e vi presenterò in un altro video tutto quello che riguarda la cura e lavaggio del pezzo. E niente, adesso vi faccio vedere come va. Allora, la prima cosa da fare, allora, Tools, muove l'asse Z, dobbiamo salire sopra. Ho sbagliato, ho fatto home.
clicchiamo 10 e se me lo fa fare. Ok, 10, saliamo sopra. La calibrazione già l'ho fatta, quindi non vi faccio vedere come si fa, ma è un'operazione molto semplice. Di solito la faccio una sola volta. Se cambio prodotto vado a fare la calibrazione. Ok, allora, prima cosa da fare, prodotto alla mano. Mi raccomando, io uso quello lavabile. Non vi dico di comprare lo stesso prodotto, poi decidete voi, questo sta salendo troppo, non si ferma? Bello? Ah, ok, si è deciso, si è fermato, ok. Poi dipende l'ambiente che avete in casa, ma io per la vostra salute vi consiglio quello lavabile. Lo shakeriamo, importante girarlo perché alcuni elementi più pesanti potrebbero scendere giù. Vedete che quando andrete a versare il prodotto ci saranno delle bolle dentro, ma non vi preoccupate. Tanto durante la fase di stampaggio scompariranno. Ok, andiamo a prendere il nostro prodotto. Già ho sbagliato che devo prendere della carta, aspettate. Ok, è importante in questa fase essere sempre ben puliti. Adesso vi faccio vedere perché ho preso un foglio di carta. Ok, vado a versare il prodotto. Vedete come scende, sembra bianco, in verità è dovuto alle bolle. Visto che devo fare due anelli perché devo finire la collezione degli anelli ADC, non andrò a mettere il livello massimo. Cerchiamo sempre di recuperare tutte le gocce. Beh, ecco qua, un foglio di carta, cerchiamo di pulire la filettatura e richiudiamo. A questo punto possiamo togliere questa roba qua, mi dà fastidio. Rimettiamo il coperchio. Dal menu print scelgo il mio file, in questo caso ho scritto anelli corp, ecco qua, anelli speciali, perché ne sono solo due. Vado a fare play e comincio la stampa. Ecco, un altro svantaggio di questa stampante rispetto a quella lì a filamento è che i tempi di stampa, quella a filamento i tempi dipendono dalla grandezza del pezzo da realizzare, perché il calcolo viene effettuato sui tre assi, quindi più è piccolo il pezzo meno tempo ci mette, più grande il pezzo più tempo ci mette. Questa qui invece l'asse utilizzato è solo la Z, quindi i tempi non dipendono dalla grandezza del pezzo, ma piuttosto dall'altezza del pezzo. Quindi su un piatto potete decidere di stampare anche 100 pezzi, i tempi saranno sempre gli stessi, cambieranno solo in base all'altezza. Infatti in questo caso qui sto andando a stampare due anelli e ci impiega 3 ore e 20. La volta scorsa ne ho stampati bene, adesso vi conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ho stampato 10 anelli con lo stesso tempo, 3 ore e 20, perché comunque avevo la stessa altezza. Quindi vi conviene, a me purtroppo è stata una necessità stampare solo due perché mi manca una quella collezione lì, vi conviene occupare il più possibile lo spazio, mettere più oggetti possibili, così risparmiate sui tempi. Questo è, diciamo, lo svantaggio della Nikon, però il fatto che abbia una risoluzione così alta compensa tutti i difetti. Dopo vi faccio vedere, quando ha finito la stampa, come vado a organizzarmi, avendo comunque uno spazio molto stretto. La stampa è finita, ci ho impiegato il tempo che aveva dichiarato sul display, nel frattempo mi sono andato a cambiare, comunque 3 ore e 20 minuti. Procedo a alzare il coperchio, questo lo metto da che parte, un poco spazio qua. Ok, allora, vita, prendo fogli di carta perché, ecco,
Ecco fatto. Adesso questo lo metto sul tavolo di qua. Adesso con un imbuto specifico per questa operazione, questo ha un filtro con piccoli fori, l'imbuto in acciaio, quindi può essere utilizzato molte volte. Vado a recuperare la resina avanzato dal nostro lavoro. È un po' scomodo questo sistema per lo stacco, vabbè. Eccoci qua. Puliamo quest'angolo qui, li mettiamo qua sopra. Allora, non tutte le stampanti hanno questa funzione. Io qua praticamente ho un contenitore in plastica, metto i pezzi e poi dopo vado a lavare. Quindi tappo la mano, chiudiamo e conservo per la prossima stampa. Allora, stavo dicendo, non tutte le stampanti ce l'hanno, questa qui ce l'ha. In pratica, che cosa fa? Ho la possibilità di rilasciare, vediamo, torso, adesso vi do il termine, ecco, siamo a watt cleaning. In pratica gli imposto il tempo di esposizione, in questo caso vi do 50 secondi, quasi un minuto. Vedete, si illumina la superficie e la parte restante che sta sopra il piatto viene, si va a indurire. Così praticamente io con la piccola spatola che vi danno in dotazione, sto qua in plastica, posso facilmente rimuovere tutto quello che resta per effettuare una pulizia più corretta. Ecco qua, l'esposizione si è ultimata e con questa piccola spadolina che è dedicata, quindi non va a graffiare, posso rimuovere tutto quello che resta. Con il mio bel foglio di carta, ecco, volendo posso anche continuare a fare un'ulteriore esposizione, però non vale la pena. Prendo il foglio di carta e pulisco la parte restante. È un po' antipatico il fatto. Ok, adesso non mi resta che pulire il pezzo, poi in un secondo video vi faccio vedere praticamente l'altra fase. Questa è la macchina che serve per fare il lavaggio e la cura dei pezzi. Se vedete qua, io ho aggiunto una ghiera sotto alla manopola perché non mi piaceva lo spazio che rimaneva sotto. Sul mio sito troverete anche questo pezzo, oltre ai pitini per alzare praticamente il cestello e impedire che la ventola vada a urtare contro il cestello. Ok, detto questo, vi spiego la miscela che ho fatto io. Questa miscela vale solo se utilizzate la resina lavabile ad acqua. Quindi in questa miscela ci sono 500 ml di alcol, quello utilizzato per le pulizie di casa, che trovate anche nella classica merceria.
che costa, se mi sbaglio, un euro più o meno, e poi utilizzate l'acqua demineralizzata. Se non avete l'acqua demineralizzata, potete utilizzare direttamente l'acqua da fontana fino ai 400, fino ai 4 litri. Utilizzate acqua demineralizzata perché contiene meno calcio e influisce di meno sul macchiare i pezzi, perché ho notato che la resina lavabile ad acqua è un po' delicata e reagisce all'ossidazione del calcio. Dentro io ho messo un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Questo aiuta a fare in modo che la resina che presente nell'acqua si va a coagulare e vada in fondo. In questo modo quest'acqua la possiamo utilizzare anche più volte. Infatti io con questa miscela che ho utilizzato per tutte le mie stampe fino a un litro. Infatti ho utilizzato, sto quasi finendo il materiale e ancora l'acqua si mantiene pulita, proprio perché il materiale scende giù e l'acqua si lascia libera. Potrebbe essere utilizzata anche a tre volte si fa un filtraggio con del filtro a carta, ma io non ce l'ho, quindi finito questo litro di resina andrò a fare una nuova miscela di questa soluzione. Come avete visto nella foto, si vede benissimo che la resina coalizzata, cioè che si è aggregata, viene lasciata sul fondo. Adesso per il lavaggio io opto direttamente per la mezz'ora, il valore massimo ecco qua, e avvio. È ovvio che non vi faccio vedere tutto il processo, vedete sta salendo quella che è la parte della resina che stava depositato giù, ma non vi preoccupate, non si attaccherà al pezzo ai pezzi che stiamo lavando. Dopo vi faccio vedere a fine lavoro come vengono i pezzi. Allora, il lavaggio è finito, adesso scusate, devo fare tutto con una sola mano. I pezzi lavati escono così, vedete? Ha un bel colore trasparente. Adesso dobbiamo passare alla cura. Purtroppo l'errore che ho visto che alcuni fanno, prendono questo pezzo e lo vanno a inserire direttamente nella macchina per fare la cura, quindi espungono i pezzi all'UV, però questo rende più difficile togliere i supporti e parte di quello che viene via con il supporto va a danneggiare il nostro pezzo, rendendolo anche esteticamente più brutto. Quindi consiglio di togliere prima i supporti e poi dopo effettuare la cura. Visto che sto lavorando solo con una mano, mi sono già attrezzato con una pinza con le punte, elimino i supporti e poi faccio vedere la cura. Allora, ho rimosso tutti i supporti e ho disposto tutti i pezzi sopra il piatto. Purtroppo uno si è rotto, vabbè, non è che ne importa più di tanto perché ne ho stampati più di quanto ne dovevo stampare. Allora, se vedete, questo tipo di sistema per la cura ha l'esposizione verticale, per la parte orizzontale è stata fornita questa lampada, quindi l'ho messa in prossimità dei cerchi un po' più alto in modo da potete incidere, pardon, per sensibilizzare i pezzi dall'alto. Quindi quali sono i tempi che vado a mettere? Qui dobbiamo stare molto attenti, aspettate che devo mettere il coperchio. I tempi vanno sperimentati. Per quanto riguarda questo tipo di resina trasparente, allora io preferisco utilizzare 3 minuti, perché ho notato che se vado oltre ingiallisce, come se poi andrebbe a cuocersi. Quindi imposto la lampada e il faretto superiore, ok, e vado. Ecco, avviato. Ci vorranno circa 3 minuti e ci vediamo dopo. Ecco qua, il lavaggio è finito.
E questo è il pezzo finale. Ed è trasparente, a 3 minuti di esposizione non ho avuto alcun problema. Sono delle monete per i carrelli. È ovvio, ho fatto solo questa prova per far vedere come viene, però ho fatto anche altri materiali di contenitori che sono venuti benissimo. Però questo mi serviva per fare una cosa con uno stampo in silicone. Poi questi devo soltanto un po' rifinirli, ma vanno bene. Sono perfetti.